L'argomento è molto importante, è l'argomento di Equitalia. Noi come associazione ci occupiamo di illeciti bancari, ma l'argomento Equitalia, l'argomento è sdebitamento, è un argomento che potrebbe sicuramente aiutare tantissime persone. Un'intera nazione sembra essere indignata. Gli italiani affondano in un mare di tasse con una pressione fiscale diretta che ha superato il 55%. Non c'è settimana in cui sentiamo parlare di piccoli, medi imprenditori che si sono suicidati, quindi un grave problema sociale. Lo scorso anno sono fallite circa 12.000 aziende, lasciando a casa almeno 50.000 persone. Ogni giorno chiudono 100 negozi e altrettante famiglie perdono la casa. Molti media non hanno parlato di una sanatoria che veramente potrebbe sconvolgere l'economia delle famiglie. Si chiama Sanatoria 2015. A distanza di oltre due anni dalla legge numero 228 del 2012, ai commi 527 e 528 dell'articolo 1, stabiliva la rottamazione, quindi annullamento, delle cartelle di Equitalia di importo non superiore a 2.000 euro. Ed è stato pubblicato senza nessuna forzatura dei media, cioè nel senso che ne hanno parlato pochissimo, ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 142 del 23/06/2015, quindi recentissimo. Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativo delle modalità in cui sarà eseguito il discarico dei ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999. Quindi in breve c'è una sanatoria di queste cartelle che sono inferiori a 2.000 euro, quindi conviene informarsi. Purtroppo difendersi da eventuali eccessi o errori o orrori da Equitalia non è facile e non è neanche alla portata di tutti. Di sicuro si va incontro a perdere di tempo e spesso anche di denaro nell'affrontare astinenti ricorsi per riuscire a trattare ad armi pari con lo Stato. Perché con Equitalia si è invertito l'onere della prova, l'erario ti accusa di evasione e spetta a te dimostrare che non c'è stata, quindi il paradosso, direi anche anticostituzionale. Il principio è quello di solve e ripete, di fronte a una pretesa ingiusta puoi svolarti quanto vuoi, ma prima sgargi il denaro al fisco e poi, se ti va bene, richiedi al giudice il maltolto. Quindi siamo veramente al paradosso. Ma arriva un terremoto per Equitalia. Per lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF, la Corte Costituzionale ha cancellato la nomina di 767 funzionari dell'Agenzia delle Entrate, delle Dogane e del Territorio, perché sarebbero stati promossi a dirigenti senza concorso pubblico e quindi in modo illegittimo. Quindi la probabilità che la vostra cartella esattoriale sia stata firmata da questi 767 è molto alta. La conseguenza principale è che potrebbe avere la sentenza è l'annullamento delle cartelle su cui è stata messa la firma degli illeciti 767 dirigenti. La contestazione del contribuente sono semplici: mancata notifica della cartella di pagamento e errata indicazione delle somme inserite al ruolo. Il concessionario, per provare il corretto contenuto delle pretese creditorie, deve produrre copia della cartella, come previsto dall'articolo 26,4 del DPR 602 del 73, che così recita: il concessionario deve conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento e dall'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Questo Equitalia non ce l'ha quasi mai, quindi vale la pena sicuramente informarsi. Queste ed altre questioni possono ridurre notevolmente il credito vantato da Equitalia. Ci sono tantissimi casi, tantissime sentenze dove il giudice effettivamente dà ragione, quindi vale la pena informarsi. Abbiamo attivato insieme comunque a Decima e anche collaboratori e professionali la possibilità di fare controllare questo tipo di illecito. Nel sito www.decima.it ci sono tantissime informazioni, quindi
anche nella nostra pagina Decima, okay? E poi ci sono tantissimi professionisti che si occupano di questa materia in Italia. L'importante è essere bravi e specifici nel dare l'informazione. Noi consigliamo il sito equistop.it, che è un sito interessante dove potete trovare informazioni, sentenze e comunque leggi, dove sicuramente vi potranno dare una mano. Quindi equistop.it potrebbe essere una indicazione interessante. Informatevi, che è molto importante.